Come un albero nel deserto, come un trucco non ancora scoperto, come una cosa che era meglio non fare, come il cadavere di una stella sulla piuma del mare. Scario è rimasta letteralmente incantata da Francesco De Gregori, per la prima volta in concerto in quello che da sempre è il suo Buon Retiro, scelto come luogo d'evasione, porto dell'anima, ritrovo dell'amicizia vera e fonte di ispirazione di tante sue canzoni. E tendere la mano a mani vuota, 12 anni e il cuore pieno di paura. I suoi cavalli di battaglia, da Santa Lucia a Vai in Africa Celestino, fino alla Donna Cannone e Rimmel, con un omaggio all'amico Lucio Dalla, in una versione di 4 marzo 1943. Sul palco De Gregori, sul finire del concerto, è stato accompagnato alla chitarra dai suoi due figli e poi dalla moglie Chicca. Per chi vive all'incrocio dei venti ed è bruciato vivo e sta arrivando piano piano. Il tutto a suggellare l'abbraccio della famiglia De Gregori a quella che è un po' la loro seconda casa.